sappiamo che rischio questa cosa la farà, ci uniamo con le altre province e andiamo fuori un problema reale. Perché io credo che tra qualche mese qualcosa verrà rivisto, credo, spero, ma nel frattempo chi vive sperando, come sapete anche qual è la sua fine, che quindi non ce la fuga. Quindi io chiedo ai parlamentari qui presenti di cominciare insieme al commissario, io ovviamente per la regione ci penso insieme a Cipera, quello che dobbiamo fare, chiediamo di incontro ufficiale, le formalità vogliamo, per dichiarare questo. Perché abbiamo oltrepassato il punto di vista, sapendo che la situazione tra un mese, tra tre settimane, seguirà altre province, altri comuni. Così c'è qualcosa che non funziona nel sistema Italia, non può funzionare. Io non trovo altre soluzioni, mi scoccia tremendamente perché non mi caratterizza questa... Cioè, mo fa un casino, non è una politica, voglio dire, che abbiamo mai perseguito. Ma c'è un momento, e lo feci anche quando ero sindaco con la giunta regionale a me in linea, che se abbiamo portato qualcosa, non so, no? Se abbiamo portato a casa qualcosa, perché siamo andati contro anche con quelli che erano magari gente che appartiene al nostro partito. Dunque dobbiamo salvare un territorio, che ve l'assicuro è totalmente inascoltato.